non sei ancora pronto. Ciao ragazzi, sì, sono prontissimo. Allora, oggi andremo a incontrare la bellissima Belén Rodriguez e stavo guardando tramite social, internet, un pochino, se riuscivo a capire dove potesse abitare. Comunque, io sono pronto, ci siamo. Prendo la giacca. Possiamo andare? Le chiavi, Ivan, le chiavi. E siamo pronti. Vai, andiamo, vai, seguitemi. Vai. Allora ragazzi, siamo qui sotto casa di Belén, da quanto ci hanno detto, da quello che abbiamo scoperto noi. Siamo un po' confortati perché qui sotto nell'angolo ci sono 4 o 5 paparazzi e quindi forse siamo nel posto giusto. Allora ragazzi, abbiamo la fortuna, Belén è passata poco fa qui con la macchina. Non si è fermata perché è pieno di paparazzi, quindi sta girando qua intorno. Mo speriamo che quando arriva noi proviamo a rincorrerla e vediamo se riusciamo a fermarla e chiedergli questa cosa. Belén, posso... Senti, un minuto me lo dedichi? Allora, io sto facendo adesso il giro d'Italia per prendere i personaggi e farmi regalare un oggetto da poter mettere in beneficenza. Magari ci mettiamo d'accordo, dai, qua non so niente. Sì, va bene, va bene. Allora ragazzi, stiamo andando sotto casa di Belén, finalmente speriamo che oggi ci darà il suo oggetto, quindi stiamo andando, seguiteci e tanto non molliamo. Stiamo aspettando che Belén rientri, vediamo un po', se no torneremo domani, torneremo fino a che non ci darà qualcosa. Ah, ragazzi, sono le 7, prima a telecamere spente abbiamo incontrato Belén che ci ha detto vi darò un oggetto, sarà carina. Quindi adesso la stiamo aspettando che scende da casa e vediamo che cosa ci regalerà. Ciao Belén, cos'è? Grazie. Indossato da te? Lavato. Perfetto. Okay. Grazie, questo qua lo ne faremo buon uso, okay, sicuramente. Grazie. Scusate che io non avevo mai capito che vuoi. No, tranquilla. Ma non sapevo manco che eri tu. Sì, l'ho mandato. Che era una papalina io. Grazie di cuore. Ciao. Allora, dopo 3 giorni di pedinamenti, attese, inseguimenti, che più ne ha più ne metta, finalmente Belén, in un momento che era un po' più tranquilla, ci ha ricevuto, ci ha regalato questo bellissimo costume indossato da lei, con la sua cartolina autografata. Noi metteremo questo costume all'asta su charitystar.com, dove i proventi di quest'asta andranno ad Ago Pollus per il progetto Una Casa a Colori, che si occupa dei bambini malati oncologici. Quindi mi raccomando, fate la vostra offerta e al prossimo personaggio.